ragazzi, abbiamo visto nella giornata di ieri abbiamo cominciato a vedere le classi di istruzioni, abbiamo visto quelle sequenziali, abbiamo visto quelle condizionali e in particolare abbiamo guardato le varie forme di costrutti selettivi a una sola via o a più vie e eravamo rimasti con l'ultimo costrutto in sospeso che era questo costrutto switch, del quale voglio brevemente parlarvi ora. Allora, questo costrutto ha una forma sintattica leggermente diversa e in pratica consente di trasferire l'elaborazione a uno o più statement composti in funzione della valutazione di un'espressione. Allora, cerchiamo di capire bene come funziona. La sintassi è questa: c'è il nome del costrutto, poi c'è un'espressione logica, in generale un'espressione qui dentro, non necessariamente di tipo logico, poi abbiamo le parentesi e poi abbiamo una serie di blocchi case. In inglese questo vuol dire, questa è l'espressione, switch vuol dire cambia in inglese. Allora, stiamo dicendo cambia, cioè passa uno di questi blocchi a seconda del valore di questa espressione. Se questa espressione vale questa costante qui, allora fai questo statement. Se vale quest'altra costante, fai questo statement e così via. Qual è la prima osservazione? Innanzitutto io qua ho un'espressione e elenco nei vari blocchi case qual è il valore di questa espressione in base alla quale eseguo questo blocco. Se qua avessi scritto case una variabile età, qua potevo mettere switch età, poi case 18 fai una certa cosa, case 20 fai un'altra cosa e così via. Cioè devo indicare per ciascun blocco qual è il valore di dell'espressione che sta scritta lì dentro in base al quale io comincio a eseguire il blocco. A differenza dei costrutti if, else, if, questo potrebbe sembrare un equivalente del costrutto if, else, if, else, if, eccetera. Ma a differenza di quel costrutto dove, ragazzi, è garantita la mutua esclusione, in questo caso no, perché il valore della costante mi dice semplicemente da quale punto in poi io comincio a eseguire queste istruzioni. Se questa espressione ha il valore costante 2, io comincio qua, ma non è che eseguo solo questo blocco, eseguo questo e tutti gli altri fino alla fine. Quindi il costrutto switch non fa nient'altro che evidenziare una serie di blocchi di istruzioni messi una di seguito all'altra e io decido da quale punto comincio a eseguirli sulla base del valore di questa espressione. Quindi a rigore non garantisce la mutua esclusione, ma mi dice semplicemente da quale punto in poi comincio a eseguire questi blocchi di istruzione. Beh, allora questa cosa ci può tornare utile in alcuni casi, perché ci consente di effettuare delle scelte plurime. Cioè posso decidere di eseguire non un solo blocco, ma per esempio se parto dalla prima costante eseguo tutti i blocchi, se parto dalla seconda eseguo i blocchi 2, 3 fino alla fine, se parto dalla terza 3, 4 fino alla fine e così via. Cioè mentre nel caso di prima avevamo un singolo blocco, in questo caso possiamo fare scelte plurime, ma queste, attenzione, dipendono dal valore assunto dall'espressione. Occorre fare molta attenzione in quanto l'esecuzione delle istruzioni
comincia a partire dall'istruzione corrispondente alla condizione trovata. Cioè, quando abbiamo espressione uguale costante, quindi non appena l'espressione risulta uguale a una di quelle costanti, comincio a eseguire il blocco di istruzioni e vado avanti in maniera sequenziale fino all'ultima istruzione del costrutto switch. Questo ci garantisce una certa flessibilità e in particolare possiamo associare più possibilità, cioè più istruzioni, ad un'unica etichetta. Allora, vediamo un esempio. Allora, supponete che voglio fare la stessa cosa che avevo fatto nel caso dei caratteri che abbiamo visto ieri. Allora, io immetto un carattere, quindi con l'istruzione cin immetto un valore nella variabile c, un carattere. Adesso vedete, al posto dell'espressione metto proprio questa variabile. Allora, guardate qui, elenco una serie di case che mi dicono se questa espressione vale il carattere 0 o vale il carattere 1, o vale il carattere 9, cioè tutto questo blocco di istruzioni scrivo è una cifra. Se vale da A, e ripeto tutti i case fino a Z, è una lettera. Da A grande fino a Z grande è una lettera maiuscola, e così via. L'istruzione default mi dice qual è il blocco di istruzioni che viene eseguito se nessuno di questi casi risulta verificato, cioè se la mia variabile c non è né uno di queste, né uno di queste, né uno di queste, allora se ometto questa istruzione il case non fa proprio, lo switch non fa proprio niente. Se metto l'istruzione default viene eseguita quest'ultima istruzione. Per quello che vi ho detto, vi faccio un'ipotesi. Supponete che io nella variabile c metto il carattere del digit 3. Secondo voi qual è la stampa che viene prodotta quando eseguo questo costrutto? Cioè il sistema che fa? Non produce il risultato che vogliamo, perché entro qui dentro, trovo che se ho messo il carattere 3, questo case sarà verificato, quindi troverò case carattere 3 e stampo questo. Però poiché abbiamo detto che il costrutto switch mi dice da dove comincio, parto da qua e scrivo stampa è una cifra. Poi faccio questa una lettera minuscola, poi una lettera maiuscola e poi esco fuori. Quindi invece di selezionare solo questa istruzione, le seleziono tutte. Questo da un lato può essere una cosa interessante perché ci dice, ci fa fare delle scelte multiple. Però se invece io voglio che sia garantita la mutua esclusione, cioè voglio fare o solo questo, o solo questo, o solo questo, allora purtroppo questo costrutto non funziona bene. Supponete che io metto il carattere A maiuscolo, salto questo perché il case non è verificato, arrivo qui dentro, trovo che il carattere A maiuscolo, faccio questa stampa ed esco fuori. Se ho messo la minuscola, faccio questa stampa qui e questa stampa qui.
Quindi purtroppo il costrutto switch mi dice semplicemente qual è il punto di ingresso in questo blocco di istruzioni, ma da quel punto le faccio tutte. Questa cosa da un lato è una forma di programmazione molto potente, perché guardate, non c'è nessun altro linguaggio in cui c'è una cosa simile. Questo mi permette di selezionare qual è l'entry point di un gruppo di istruzioni, a partire da quel punto le seguo tutte fino alla fine. Ma se invece voglio fare una cosa di questo tipo, beh, allora non mi funziona. E quindi fate attenzione, come dicevamo, che nel caso precedente io mi trovo che se metto il carattere 1, questo codice mi produce tutta questa stampa qui, e quindi di fatto non raggiungo l'obiettivo. Allora, che cosa dovremmo fare? Ribadiamo che questo effetto si verifica in quanto le istruzioni eseguite sono quelle sequenziali a partire dal primo case che viene soddisfatto. E se vogliamo evitare questo problema, dobbiamo utilizzare una particolare istruzione che in inglese si chiama break. Break in inglese vuol dire rompi. Quindi in pratica sarebbe come dire: guarda, se io aggiungo questa istruzione, la presenza di questa istruzione dice al mio esecutore: guarda, stai eseguendo questo blocco di istruzioni, quando trovi il comando break non devi fare nient'altro che fermarti e uscire proprio dal costrutto. Quindi se io aggiungo questa particolare istruzione, che cosa succede? Scusate, ve lo faccio rivedere. Per garantire la mutua esclusione, che cosa dovrei fare? Se io voglio che, se entro qui, voglio che venga eseguito solo questo, che devo fare? Prima di quest'altro case aggiungo un'altra istruzione che è l'istruzione break. Poi ne metto un'altra qui, poi ne metto un'altra qui. In questa maniera io entro non appena si verifica uno di questi case, eseguo l'istruzione o il blocco di istruzioni, se l'ultima di questa istruzione è il costrutto break, immediatamente si esce fuori dall'intero costrutto. E quindi in questa forma viene garantita la mutua esclusione, perché la presenza dei break fa sì che una volta eseguito questo blocco o uno qualunque di questi blocchi, io esco fuori dall'intera struttura. Ragazzi, questa cosa ci tornerà molto comoda e vi farò vedere tra poco un'applicazione proprio in quel programmino che vi avevo accennato l'altra volta, cioè quello di calcolare il numero di giorni che intercorrono tra due date. Prima di magari l'ultima mezz'ora della lezione di oggi la dedichiamo, vi faccio vedere un'applicazione, così cominciate a vedere anche un pochino in concreto come si usa il compilatore, come si scrivono i programmi, eccetera. Allora, questo chiude la serie dei costrutti di tipo selettivo. Prima di andare a esaminare i costrutti ciclici, vi chiedo, ora voi avete visto le varie forme di if e avete visto anche questa forma del costrutto switch. Se vi chiedessi, ma quale di questi costrutti vi sembra più generale e quale vi sembra abbia una maggiore potenza espressiva, voi che cosa mi rispondereste? Quando dico che un costrutto è più generale, voglio dire che lo posso applicare in una casistica più ampia. Allora, se guardiamo il costrutto if, else if, else if, eccetera, tutto sommato lo potrei applicare, no? Mi sembra di poterlo applicare quasi nelle stesse condizioni. No, immaginate che io voglio scrivere
quello stesso programmino che abbiamo fatto per il voto di laurea, quello che ci diceva se il voto, se la media vale da, è compresa tra 18 e 20, allora hai un solo punto, se è compresa tra 21 e 23 hai due punti e così via. Con il costrutto if e se if l'abbiamo fatto scrivendo if m è maggiore o uguale di 18 and m è minore o uguale di 20, allora ci mettiamo p uguale 0, else if m eccetera eccetera. E se volessi fare la stessa cosa con questo costrutto, come dovrei scrivere? Allora, proviamo a rivedere la sua sintassi. Allora, come lo scriverei? Mi aiutate a scriverla questa cosa? Io ho la mia variabile m che mi dice qual è la media. Come faccio a realizzare questa cosa? Allora, abbiamo detto che se la media è compresa tra 0 e 20, che cosa dovrei fare? Quindi qua potrei dire case e qua dovrei mettere 18, poi ripeto 19, 20, e qui dovrei mettere p uguale 0 e poi il costrutto break. Dopodiché scrivo case 21, 22, 23 e qua ci metto p uguale 1 break e così via. In questa maniera sto realizzando esattamente quello che avevo fatto col costrutto if, else, if eccetera eccetera. Allora vi faccio una domanda: ma tutto quello che io posso fare con il costrutto if, else, if, eccetera, lo posso sempre realizzare anche qui? Cioè, questi due costrutti sono equivalenti o c'è qualche differenza? Altrimenti uno potrebbe chiedersi: ma perché questi progettisti poi ne hanno messi due se sono proprio la stessa cosa? Allora ragazzi, come spesso ci capiterà di guardare nei costrutti di programmazione, questo costrutto fa esattamente in questa forma con il break quello che io posso fare con un costrutto if e se if. Viceversa, se io ci levo il break, quello che fa questo costrutto, l'if e se if, non lo può fare, perché questo costrutto mi permette, se non ci metto il break, di selezionare in maniera dinamica un sottogruppo di istruzioni che voglio eseguire a seconda del valore di una certa condizione. Questa espressione quale valore ha, in base ai valori scelgo qual è l'istruzione da eseguire. Quindi certamente questo costrutto senza il break ha una caratteristica unica, ma se ci metto il break, tutto sommato quello che faccio con questo costrutto lo posso sempre fare anche con un costrutto if, else, if, eccetera. È vero anche il contrario: quello che faccio con un if, else, if, eccetera, lo posso fare sempre con questo costrutto qui. Che vi sembra di questa cosa? Ragazzi, vi aiuto, la risposta è no, perché il costrutto if, else, if, else, if ha per ogni else if una condizione indipendente. Cioè, in quel costrutto, se ho un costrutto a n vie, io ho n condizioni che possono essere tra loro incorrelate. Questa condizione qua invece è sempre legata al valore di quest'unica espressione. Io potrei scrivere if a maggiore di b fa una certa cosa,
se if x è minore di 0 fai un'altra cosa, e se if k maggiore di 10 fai un'altra cosa. Tutte le condizioni che considero sono tra loro incorrelate. In questo caso invece tutte le condizioni sono legate al valore di questa sola espressione. Quindi il costrutto switch è un costrutto che ha una potenza espressiva maggiore, perché ci permette di rendere in modo molto semplice questa condizione. Però è meno generale rispetto al costrutto if e se if, che ci permette invece di scrivere sempre qualunque condizione io voglio rappresentare a più vie. Cioè, se ho n condizioni che determinano quali sono gli n blocchi che voglio eseguire, allora non ho alternative, devo usare per forza un costrutto if a più vie. Ma se le n condizioni dipendono dal valore della stessa espressione, allora posso utilizzare anche un costrutto di tipo switch. Tra un attimo vi farò vedere un esempio di come ho applicato il costrutto switch nel caso del problema del calcolo delle date. Vediamo adesso invece l'altro gruppo di istruzioni, che sono le cosiddette istruzioni cicliche. Allora, anche qui, rispettando quelli che sono i criteri più generali della programmazione, i progettisti hanno previsto l'uso di tre costrutti di tipo ciclico. Due sono costrutti ciclici a condizione, uno si chiama un costrutto ciclico a conteggio. Qual è l'idea? L'idea è: se io so a priori quante volte voglio eseguire il mio ciclo, allora lo potrei realizzare in maniera più efficiente. Per cui in generale in tutti i linguaggi di programmazione ci sono i cosiddetti cicli a conteggio. Supponiamo che io voglio fare una cosa molto semplice. Voglio fare quello che si chiama il plot a video dei valori di una funzione in un certo intervallo. Allora, immaginate che io so una funzione f definita sull'insieme dei numeri interi e a valore sull'insieme dei numeri interi. Voglio plottare i valori di questa funzione in un certo intervallo. Per esempio, supponiamo il caso che la mia funzione è la funzione x quadro. Allora, decido qual è l'intervallo. Voglio plottare i valori di questa funzione nell'intervallo da meno 10 a 10. Allora, qual è la condizione che dovrei fare da un punto di vista teorico? Allora, provate a capire. Qual è il gruppo di istruzioni che vanno ripetute in ciclo? Se voglio fare questa cosa, se vi chiedessi di farla voi, vi dico: mi stampate su questo, mi scrivete su questo foglio di carta i valori della funzione x quadro da meno 5 a più 5. Voi che cosa fate? Scrivete meno 5 e da questa parte c'ho più 25, poi scrivo meno 4 e da questa parte c'ho più 16, meno 2 e poi c'ho più 4, meno 1 e poi c'ho più 1, 0 e c'ho 0, 1 c'ho 2 e così via. Questa si chiama la tabellazione di una funzione. Allora, qual è l'operazione che viene ripetuta in ciclo? Stampa il valore della variabile indipendente e poi stampa il valore della funzione. Quindi devo fare due operazioni: stampa il valore di x, calcola il valore di f di x, stampa f di x. No? Allora, sarebbe come dire:
mi definisco una variabile x e una variabile y di tipo intero. Allora, in ciclo devo calcolare, do un valore iniziale alla mia variabile x, quindi scrivo x è uguale a meno 5. Poi in ciclo che cosa devo fare? Devo fare gout x, potrei scrivere x uguale e capite che cosa ho scritto qui? Il comando gout, gli dico stampami la stringa x uguale e poi stampami il valore della variabile x. Questa è una stringa di caratteri, questa è la variabile. Dopodiché gli di calcolo il valore della funzione, scrivo y uguale a f di x e poi scrivo gout . Allora, scrivendo in questa maniera, viene prima prodotta a video la stringa x uguale. A fianco a questo valore, il mio esecutore va in memoria all'indirizzo della variabile x, ne prende il valore e me lo scrive a video qua vicino. Poi calcolo il valore e scriverò f di x uguale, nella variabile y ho messo il valore della f di x, e questo valore lo stampo a video vicino a questa stringa qui. Ok? Allora, questo è quello che io devo ripetere in ciclo. Ma quante volte lo ripeto? Fuori ciclo assegno il valore alla mia variabile. Poi eseguo questo blocco di istruzioni. Poi che cosa devo fare? Abbiamo detto che voglio plottare, quindi voglio stampare questi valori facendo variare x da meno 5 a più 5. Quindi qual è l'altra operazione che devo fare qua in ciclo? Ragazzi, forza! Devo incrementare la variabile x, che prima vale meno 5, poi vale meno 4 e così via. Quindi qua devo fare un'altra istruzione che è x è uguale a x più 1. Dopodiché mi chiedo, e mo che faccio? Qui c'è la condizione. Se la condizione risulta soddisfatta, allora la finisco. Se non risulta soddisfatta, torno indietro e ripeto questa operazione in ciclo. Qual è la condizione che ci sarà scritta qui? Poiché voglio plottare da meno 5 a più 5, parto con meno 5, faccio la prima stampa, incremento x, poi mi chiedo x è minore o uguale a più 5? Se è sì, allora devo continuare a fare questa cosa. Se no, vuol dire che devo uscire e ho finito di stampare. Allora, la condizione è: ripeti tutta questa roba mentre il valore della variabile x è compreso tra meno 5 e più 5. In questo caso io il numero di volte in cui il ciclo va ripetuto lo posso calcolare a priori. Quant'è questo numero di volte? Stamperò quanti valori? Da meno 5 a più 5, compresi il valore 0, stamperò 11 valori. Quindi io posso dire a priori che questo ciclo so quante volte va ripetuto. Nella teoria dei linguaggi questi cicli vengono chiamati cicli for. La sintassi è questa: for x uguale meno 5, to x uguale a più 5,
fai questa roba qui. Allora, in un ciclo for, io dicendo in questa maniera, dico al mio esecutore, guarda, ripeti tutte queste operazioni al variabile della variabile x da meno 5 a più 5 con incremento unitario, cioè fai meno 5, meno 4 e così via. Allora, questi cicli vengono chiamati cicli for e in tutti i linguaggi di programmazione, Fortran, Pascal, c'è sempre un costrutto di tipo for. Nella sintassi del Fortran questi cicli si chiamano cicli do. Do in inglese vuol dire fai. In Fortran si dice do un blocco di istruzioni i uguale 1,100. E in questo significa ripeti questo blocco di istruzione al variare per i che va da 1 a 100. In Pascal si dice for i uguale 1 to 100 begin end, dove il begin end marca il blocco di istruzioni che devono essere ripetute in ciclo. In C++ abbiamo una forma per scrivere questo che si chiama for e ha una sua sintassi. Chiaramente quello che io faccio con un ciclo for lo posso realizzare in maniera più generale con un costrutto di tipo while. Quando è che viene utilizzato il costrutto di tipo while? Quando c'è una condizione che io non conosco a priori, cioè quando io non so quante volte quel ciclo dovrà essere ripetuto. Vi faccio un esempio. Supponete che io voglio leggere dei caratteri da tastiera, no, l'esempio che abbiamo visto la volta scorsa, voglio leggere dei caratteri da tastiera, però a un certo punto quando decido di fermarmi premo un carattere particolare e il programma si ferma e il ciclo si ferma. Domanda: a priori io so quante volte voglio ripetere questo ciclo? Se dopo tre volte non voglio più immettere i caratteri, immetto il carattere speciale di fine sequenza e il ciclo si deve interrompere. Quindi io progettista non so quante volte dovrò ripetere il ciclo, ma questo dipende da una condizione. Allora non posso usare un ciclo for, perché il ciclo for mi dice fai questa cosa al variare di una certa variabile da un valore iniziale a un valore finale. Ma quando io non so quante volte lo dovrò ripetere, allora l'unica cosa che posso fare è mettere una condizione. Vi faccio un esempio. Supponete che voglio immettere una sequenza di valori che rappresentano delle misure che mi sono arrivate da una linea di produzione. Sono delle misure di uno strumento. Quando mi arriva un valore negativo, vuol dire che lo strumento è stato staccato dalla linea e quindi devo smettere di acquisire questi valori. Immaginate che io voglio acquisire tutti questi valori e ne voglio fare una media. Per esempio, un certo parametro di qualità lo voglio acquisire e ne voglio calcolare il valore medio. Allora, come potremmo provare a fare questa cosa? Se volessimo provare a scriverla in maniera formale, come potremmo fare? Ragazzi, prima di guardare i dettagli di questa del linguaggio, volevo ragionare con voi sugli aspetti proprio concettuali. Allora, quando bisogna scrivere un ciclo, quello che dovete sempre identificare bene è quali sono le operazioni che vanno effettuate in ciclo. Allora, adesso per scrivere questa applicazione, immaginiamo che c'è un utente che legge i valori che gli arrivano dalla linea di produzione e li immette da tastiera. Quando vuole smettere di inserire questi valori, il numero che immette è un numero negativo.
tutti i valori positivi vanno intesi come misure nelle quali va calcolata la media. Allora vi chiedo, quali sono le operazioni che vanno effettuate in ciclo? In ciclo io scriverei questo. Cout, immetti un valore. Cin, x. Dove, per esempio, la mia variabile x è una variabile di tipo intero. Allora, in ciclo, io chiedo all'utente di eseguire queste operazioni. Immetti un valore, leggi questo valore. Se devo farne la media di questo valore, che cosa devo fare? Per fare la media, se io vi dessi una serie di numeri in sequenza, vi dico 7, 5, 8, 9, 4, 12 e così via, io vi do i numeri una alla volta e vi chiedo, mi fate la media di questi valori che vi sto dando? Voi quali operazioni fate? Ha fatto un'operazione. Allora lui dice, devo sommare questi numeri, ma dato che io non so quanti ne sono, perché ve li sto dando una alla volta, quindi voi non sapete se ve ne darò 10, 15, 27, allora lui dice li devo sommare, e questo è corretto. Ma non solo devo sommarli, ma devo anche contare quanti numeri vi sto dando. Allora, poiché devo fare una somma, devo partire con, devo riservare spazio in memoria per una variabile dove faccio le somme. E qual è il valore che metterò inizialmente in questa variabile? Posso mettere un valore qualsiasi? Non l'ho ancora avuto questo valore, adesso gli sto definendo una variabile. Scrivo int somma. Somma allora come prima è 0. Allora, ovviamente, poiché sto facendo la somma, l'elemento negro rispetto alla somma è il valore 0, quindi scriverò int somma uguale 0. Poi mi serve una variabile da usare come contatore. Supponiamo che la chiamo cont. Scrivo int cont, anche qua quale valore ci mette all'inizio? Sempre 0. In ciclo chiedo all'utente, mi metti un numeretto e lui con l'istruzione cin leggo questo numero. Quale operazione devo fare? Devo sommare questo numero nella variabile somma, quindi scriverò somma uguale a somma più x. La prima volta nella variabile somma c'è 0 e gli sommo il primo valore, poi nella variabile somma ci sarà quel valore di x, ma ne leggo un altro e gli sommo il valore successivo e così via. E la stessa cosa faccio con la variabile cont. Allora in ciclo leggo un valore, chiedo all'utente di mettere un valore, lo leggo, lo sommo e lo conto. Lo sommo e conto quanti valori sto immettendo. Questo è il blocco di cose che deve essere eseguito in ciclo. Allora, domanda, qual è la condizione per rimanere nel ciclo? Qual è questa condizione? È che questo valore che ho inserito è un valore maggiore di 0. Se è un valore negativo, allora non è un numero che va sommato e contato, ma
mi dice semplicemente la condizione non voglio più immettere numeri. Allora come devo fare a gestirmi questa condizione? Allora, vedete ragazzi, qua io dovrei fare due cose. In primo luogo, quando ho letto il valore della variabile x, prima ancora di sommarlo, mi dovrei fare una domanda. Che domanda mi devo fare? Questo valore è minore di 0 o no? Perché se è minore di 0, allora non lo devo né sommare né devo contarlo come un numero, perché semplicemente la condizione non voglio più immettere valore. Allora devo mettere un'istruzione qui. Devo scrivere se x è maggiore o uguale a 0, allora se invece x fosse minore di 0 non devo fare niente, perché quella è la condizione per la quale è la condizione che significa non è un dato numerico che ti sto inserendo, ma è semplicemente la condizione sono finiti i numeri da valutare per calcolarne la media. Allora, tutto questo blocco di istruzioni quante volte viene ripetuto? Viene ripetuto mentre il valore della variabile x è minore di 0. Allora, qual è il test che dovrei fare qui? X è maggiore o uguale a 0? Questa è la domanda che mi pongo. Se è sì, allora torna indietro e ripeti questa operazione. Se è no, continua in sequenza e fai altro perché il programma è finito. Allora, ragazzi, questa condizione quando si verifica? Boh, quando io a furia di inserire numeri a un certo punto non ce ne ho più e immetto un valore negativo. Ragazzi, e se io non avessi proprio valori da inserire? Metto direttamente un valore negativo, non lo sommo e non lo conto, esco fuori e il problema è finito. Quando questo ciclo finisce e devo calcolare la media, quali operazioni devo fare? Devo fare la divisione. Allora, attenzione, la divisione la faccio sempre. Se ho messo direttamente un valore negativo, sono uscito subito. Non ho né sommato nulla né incrementato la variabile conto. Per cui la variabile conto quanto vale? Vale ancora 0. Se io decidessi di fare subito la divisione, supponete che ho definito una variabile float m. L'operazione che dovrei fare qua è m uguale a somma diviso cont, ma se cont vale 0 il programma va in errore, perché se voi provate a fare la divisione per 0 vi compare un bel errore a runtime, il programma si blocca e vi viene dato il messaggio divide by 0, cioè il programma si è interrotto perché hai fatto una divisione per 0. Quindi quando questo ciclo finisce mi chiedo se la variabile cont è maggiore di 0, allora la media è uguale alla somma diviso cont, altrimenti stampa video, non ci sono valori da calcolare.
Allora, questo è un esempio nel quale questo ciclo deve essere eseguito almeno una volta. Perché per dire non ci sono valori, il mio utente deve immettere un valore negativo. Quindi questo è un esempio di un ciclo nel quale io il blocco di istruzioni devo ripeterlo almeno una volta. Ma in alcuni linguaggi questo è quello che si chiama, come figura di programmazione, un ciclo repeat until, cioè ripeti questo blocco fino a quando non si è verificata una condizione. Nei linguaggi di programmazione ci sono anche i cicli cosiddetti while, che in effetti, rispetto a questa forma qui, prima si fanno la domanda se devo rimanere nel ciclo, poi eseguo il mio blocco di istruzioni. Per esempio, se io volessi fare con un ciclo while il plot della funzione, direi x uguale meno 5, poi ripeto, mentre x è minore o uguale a meno 10, stampa i valori. Quindi l'altra figura di programmazione che è nota nei linguaggi è quella che fa il contrario. Prima valuta una condizione, se la condizione è vera eseguo un blocco di istruzioni e torno qui, se la condizione è falsa esco dal ciclo e continuo in sequenza. Quindi con questa figura di programmazione qua, questa è quella che si chiama while, perché vedete, allora, in accordo a questa condizione, io prima verifico se la condizione è vera. Se è vera ripeto il ciclo, mi chiedo di nuovo qual è la condizione, se è vera ripeto il ciclo, non appena la condizione diventa falsa esco fuori. Qual è la differenza tra questo e quello? Ragazzi, quel ciclo verrà eseguito almeno una volta. Questo ciclo potrebbe non essere eseguito mai, perché se la condizione subito passa esco fuori e non faccio niente. Ragazzi, un'altra cosa fondamentale quando usate i cicli: le istruzioni che stanno qui dentro debbono necessariamente agire sulla condizione C che sta qui. Questo ovviamente vale anche da quest'altra parte. Questa condizione dipende da quello che è successo qui dentro. Leggo la variabile x è quella che compare in questa condizione. Ragazzi, che cosa succederebbe se quello che viene eseguito qui dentro non cambia il valore di questa condizione? Che cosa succederebbe se io scrivessi un programma nel quale le istruzioni che stanno qui dentro e che vanno ripetute in ciclo non cambiano la condizione che c'è qui fuori? Secondo voi che succede? Allora, due cose succedono.
o il ciclo non viene eseguito mai perché la condizione è subito falsa, oppure se la condizione è vera e qui dentro non viene cambiata, questo è un loop infinito e quindi rimango inchiodato dentro il mio programma e non esco più fuori. Allora, quando utilizziamo i cicli a conteggio è evidente che il ciclo ha una sua durata, io so all'inizio quanto dura, ripeto esattamente le istruzioni a variare di una variabile da un valore iniziale a un valore finale. Lì non ci sono problemi. Nei cicli a condizione dovete stare bene attenti che quello che scrivete mi cambia sempre questa condizione e deve essere scritto in modo tale che prima o poi questa condizione diventa falsa e io esco dal ciclo, altrimenti ho fatto un loop infinito. Vi farò vedere come in alcune cose è molto facile commettere errori di questo tipo. Allora, prima di fermarci per qualche minuto vi chiedo, ma perché c'è bisogno di due forme diverse? Se io avessi solo questa forma qui, quel problema lo potrei risolvere, cioè potrei scrivere quell'algoritmo avendo un costrutto fatto così e non fatto in quell'altro modo. Mi dovreste rispondere certamente sì, perché? Sempre per il famoso teorema di Bem e Jacobini, abbiamo detto che un linguaggio che abbia un solo tipo di costrutto ciclico può risolvere qualsiasi cosa. Allora ci deve essere certamente un modo di scrivere quella roba lì utilizzando questo costrutto. Mi volete aiutare a scrivere quel costrutto in questa forma qui? Allora, adesso mi trovo nel problema che la verifica la devo fare prima di cominciare. E quindi è chiaro che almeno la prima volta devo chiedere fuori ciclo all'utente di mettere il valore della variabile x. Quindi la prima cosa che farò è cout, immetti un valore, cin x. Dopodiché la forma sarà questa: x è minore o uguale di 0. Se questa condizione è vera, entro qui dentro e quali operazioni faccio? Scriverò somma uguale a somma più x. Poi scriverò cont è uguale a cont più 1 e poi di nuovo devo scrivere cout immetti un valore cin x. Ti convince che è esattamente la stessa cosa? Chiedo all'utente di mettere un valore. Se il valore è minore di 0, lo sommo, lo conto, glielo chiedo di nuovo, torno qua e mi chiedo, è minore di 0, lo sommo, lo conto, gliene chiedo una, e così via. Non appena metto un valore negativo, esco fuori, ho chiuso. Allora, ragazzi, quello che ho scritto lì l'ho potuto scrivere anche in questa forma. Quindi, i due cicli sono concettualmente equivalenti. Questo ciclo realizza questa operazione, quel ciclo lì realizza le stesse operazioni. Ragazzi, secondo voi in questo caso chi è meglio? È meglio quello perché? È meglio questo perché scrivo un numero minore di istruzioni. Dato che queste sono le operazioni che logicamente vanno fatte,
E quindi da un punto di vista logico questa condizione la faccio quando almeno una volta ho eseguito queste istruzioni. Per poterlo realizzare con quest'altra forma sono stato costretto a scrivere due volte le stesse istruzioni, una volta fuori ciclo, una volta in ciclo. Ragazzi, è un po' come quando abbiamo detto gli if. Se io non ho l'if then else, che faccio? Scrivo if condizione e dopo ci metto if condizione negata e faccio l'altra parte. Lo posso sempre fare, ma mi costa di più. Esattamente alla stessa maniera io posso fare la stessa cosa, ma sono costretto a ripetere più volte delle istruzioni perché quella condizione logica mi manca. Allora, i progettisti dei linguaggi di programmazione hanno, nella stragrande maggioranza dei linguaggi, definito tre tipi di costrutti ciclici. Costrutti ciclici a conteggio, costrutti ciclici a condizione, con condizione che si verifica prima di entrare nel ciclo, costrutti ciclici a condizione, con condizione che si verifica dopo aver eseguito il ciclo almeno una volta. Va bene, ora che abbiamo capito che cosa sono, ci fermiamo un poco e poi vi dico qual è la sintassi, cioè come queste cose le scrivo in C++. Ragazzi, è chiaro? Se qualche cosa non vi è chiara, ditemelo, ci fermiamo e ci ragioniamo insieme. Ok?